a Pescara continua a far discutere la rimozione di manifesti affissi per ricordare le vittime delle foibe, un argomento che del quale ci stiamo occupando anche sulle pagine social di Rete 8. Il collega Luca Pompei in diretta ha intervistato il docente che ha rimosso i manifesti in questione. Buon pomeriggio Luca, cosa ha detto il professor Andrea De Miglio? Sì, buon pomeriggio a te Gigliola, un saluto a tutti gli amici e spettatori. Beh, ha creato certamente grande scalpore questo gesto del giovanissimo professore Andrea De Miglio, docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico Da Vinci di Pescara. Manifesti affissi dall'associazione Audere Semper Federazione in memoria delle vittime delle foibe. Andrea De Miglio ha voluto rimuovere questi manifesti perché, dice, rappresentano una propaganda parafascista e ha spiegato le ragioni del suo gesto, sottolineando però il grande rispetto sia per le vittime delle foibe che per gli esuli istriani, ma contestualizzando il tutto in un contesto storico ovviamente completamente particolare di quegli anni così terribili. Andrea De Miglio ha particolare esortato tutti a studiare la storia, ecco, lo vedete inquadrato, a studiare meglio la storia, a conoscere i fatti. Ha specificato che quei partigiani reagirono in maniera criminale, sottolineiamo criminale, reagirono rispetto ad anni e anni di soprusi, violenze da parte del regime fascista in quelle terre che furono annesse all'Italia, lo ricorderete tutti, alla fine della prima guerra mondiale. Ha ricordato anche le vittime del colonialismo fascista, insomma dei tanti, tantissimi crimini fascisti che spesso vengono dimenticati. Si è auspicato anche il professor De Miglio che più che una giornata del ricordo venga istituita una sorta di giornata in ricordo di tutte le vittime della guerra e dei crimini in particolare fascisti e neofascisti. E poi ha lanciato un'altra provocazione Gigliola, ha fatto riferimento alla scuola dell'Istituto Professionale di Marzio intitolata a un aviatore fascista. E ha ricordato la storia di questo aviatore, con il suo aereo bombardò la Spagna nel 1936, poi cadde in quel conflitto e per questo ricevette una medaglia d'onore. Da questo episodio poi l'intitolazione di una scuola, e dice il professor De Miglio, come possiamo noi insegnare ai nostri ragazzi il rispetto della pace se poi intitoliamo una scuola a un componente del regime fascista che si macchiò di crimini a quell'epoca. Insomma, un discorso controverso, ma soprattutto abbiamo voluto raccogliere la sua testimonianza Gigliola soprattutto per un motivo, per il suo appello allo studio della storia per quella che è, prima ancora che fare propaganda di destra, strumentalizzando episodi terribili, e ripetiamo terribili, come quelli delle foibe e degli esuli istriani. Se non hai domande, Gigliola, ti restituisco la linea. Grazie Luca, no, sei stato esaustivo come sempre, e il professore invita tutti a studiare la storia, del resto i latini, tu prima hai fatto una citazione latina, i latini dicevano historia magistre vitae, cioè la storia è maestra di vita per tutti. Buon pomeriggio e buon lavoro a te.